Questa registrazione costituisce materiale protetto dalle leggi sul diritto d'autore. Non può essere commercializzata e non può essere modificata. Può essere condivisa nella sua interezza, ma solo citando l'autore padre Giorgio Maria Farè. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succede che raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'uno e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. È il momento della mietitura, dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Si è lodato Gesù Cristo, sempre si è lodato. Eccoci giunti a sabato 27 luglio 2024. Ricordo oggi la preghiera alle 17:30, la supplica alla Beata Vergine Maria della Medaglia Miracolosa. E abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo 13 di San Matteo, versetti 24-30. Una parola su questo Vangelo bisogna dirla, eh? I servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Vedete? Quando noi ci troviamo di fronte alla zizzania, simbolo di tutto ciò che è male, di tutto ciò che è contro Dio, di tutto ciò che è un seme cattivo, a differenza del buon seme che Dio semina nel suo campo, quando avviene questa semina della zizzania, quando si getta il seme della zizzania, la domanda dei servi è subito su Dio. Signore, non è seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? È Gesù che deve dire loro: un nemico ha fatto questo, di notte, peraltro, mentre tutti dormivano. Interessante, eh? Perché loro non hanno evidentemente vegliato così bene, perché sennò il nemico non avrebbe potuto buttare la zizzania, giusto? Bene. La domanda, il dubbio su chi va? Su Dio, ve l'ho già detto tante volte. Vediamo il male nel mondo, come mai Dio non interviene? Come mai Dio non impedisce? Come mai nel mondo c'è tanto male? Se vedete, è sempre Dio. E invece il Signore dice: no, è un nemico che ha fatto questo, non io. Io non c'entro niente. Io ho messo il buon seme, poi qualcun altro ha fatto altro. Importante, eh? Allora l'uomo subito, no? Vuoi che andiamo a raccoglierla? Tirare via subito. Noi abbiamo fretta innanzitutto di dare la colpa a qualcuno e poi di estirpare subito tutto. E il Signore dice: no, lasciateli crescere insieme, perché io ho a cuore il buon grano, il buon seme. E quando è piccolino, se tu tiri su la zizzania, tiri su anche il buon seme e sarebbe un disastro. Invece, quando è diventato bello grande, basta, non c'è più nessun timore. Allora, oggi vediamo un nuovo bambino eucaristico di 8 anni. Però, prima di parlarvi di lui, vorrei dirvi già il titolo del prossimo libro che affronteremo, in modo tale che abbiate tempo e modo di potervelo procurare, perché è un libro molto molto bello, molto piccolo, cioè di non tante pagine,
però è estremamente importante. Allora, il libro che noi andremo ad analizzare tra qualche giorno, ad leggere e commentare, è un libro di Don Divo Barsotti, che molti di voi o quasi tutti conoscono bene, fondatore della comunità dei figli di Dio. Quindi Don Divo Barsotti, titolo del libro, La mistica della riparazione. Ecco, io vi consiglio edizioni, quella che ho io, edizioni Parva, ecco, io vi consiglio di, se potete, se volete, di prenderlo, perché è veramente un bellissimo libro che, dopo tutto il percorso che abbiamo fatto fino ad ora, soprattutto adesso con i bambini eucaristici, e soprattutto dopo quello che abbiamo fatto precedentemente ai bambini eucaristici, ecco, adesso mi sembra che arrivi proprio il momento. Se voi vedete il percorso fatto fin qui, in questi ultimi mesi, vedete che tutto ci porta a questa tematica, la mistica della riparazione. Va bene, poi vedete voi se volete. Oggi, vi dicevo, vediamo questo nuovo bambino che si chiama Carlo Betanzos. Nell'anno della persecuzione di Calles, il 1927, Carlo Betanzos, di soli 8 anni, si preparava a ricevere la prima comunione. Suo padre, fervente cattolico, fu arrestato e gettato in prigione. Alcuni giorni dopo, rifiutatosi di rinnegare la fede, in un processo sommario, fu condannato a morte. Guardate, sempre così, Questo non dimenticatelo mai, perché è quello che vi sto per dire, credo che sia un'indicazione storica, assolutamente storica, un'indicazione storica molto importante. È una luce, questa indicazione storica, che ci permette di fare un'ottima opera di svelamento e quindi di riconoscimento. E mi spiego. Quando ci troviamo di fronte a qualcuno che ha il potere, e questo qualcuno fa processi sommari, in questo caso stiamo parlando di Calles, no? Della persecuzione di Calles, ma mi viene in mente immediatamente anche San Tommaso Moro, che ha ricevuto un processo farsa, proprio farsa, era già deciso tutto. Mi viene in mente Padre Pio. Come non pensare a Padre Pio? Padre Pio che, come dire, no? Che situazione veramente sommaria e per certi versi anche ingiusta, perché non ha tenuto in considerazione tutto l'insieme delle cose, no? E si è fondato questo processo fatto a più riprese, che poi, ecco, è sfociato in pene canoniche importanti, per cui di fatto poi è stato sospeso di vinis e quindi non ha più potuto confessare né celebrare la messa pubblicamente. Si è fondato anche su delle calunnie, su delle falsità che sono state riportate, no? Va bene, allora, quando ci troviamo di fronte a processi sommari o addirittura non processi, che ancora peggio, cioè qualcuno viene condannato senza processo, e voglio dire, a qualunque criminale che ha fatto i crimini più efferati, deve essere garantito un giusto processo. A tutti deve essere garantito un giusto processo. Qualunque cosa uno abbia fatto deve poter avere un processo, deve poter dire la sua. Pensiamo a Lutero. Lutero ha avuto la possibilità di dire la sua fino in fondo prima di essere scomunicato. Quindi, voglio dire, è importante,
tutti devono avere la possibilità di difendersi in tribunale. Qualunque tribunale esso sia, devono tutti avere la possibilità di difendersi. Se questo non succede, cioè come in questo caso, no? Abbiamo un processo sommario, oppure addirittura la negazione del processo, cioè non viene dato all'imputato. Un imputato viene condannato magari a morte o magari a una pena, non so, a essere incarcerato a vita o non so che cosa, mi vengono in mente certi paesi dove addirittura neanche si fanno più i processi, cioè i processi non vengono neanche fatti e le persone vengono condannate senza neanche ascoltare l'imputato o l'imputata. Pensiamo a quello che è successo ad Asia Bibi, no? Un altro esempio recente, no? Ecco, va bene, ma comunque sono tantissime le situazioni, sono situazioni anche peggiori dove proprio non c'è nessun processo, non viene condannato, punto. Questo è il segnale che siamo di fronte a una realtà che ha due caratteristiche. La prima è un regime. Prima caratteristica. Siamo di fronte a uno stato di regime. Siamo di fronte a una dittatura, ma proprio, no? Una dittatura fatta e finita. Uno stato di regime, una dittatura. Dove non c'è possibilità di parlare, di ribattere, di dire, no, niente, stato di regime, dittatura. La seconda, che è tipico dello stato di regime, che è tipico di una dittatura, che cosa? Avere paura. Avere paura della dissidenza. Avere paura della resistenza. Avere paura dell'opposizione. Perché lo stato di regime, perché la dittatura in sé è fragilissima. Si fonda su che cosa? Sul terrore che genera nelle persone che vengono perseguitate e che vengono poi uccise o condannate con processi sommari o senza processi. Abbiamo visto ieri Johan viene ucciso senza nessun processo, no? Anche quei martiri, anche loro della guerra civile in Spagna, adesso mi sfugge il nome, quei sacerdoti che erano quanti, è stato fatto anche un film che adesso mi dimentico il nome, vabbè, comunque, di Barbastro, una roba del genere, adesso non mi ricordo bene il nome, ma comunque voi vi rammenti sicuramente, anche loro. È stato fatto un bellissimo film, ma guardate adesso in questo momento proprio non mi ricordo, ho visto questo film ma non mi ricordo il titolo, che anche loro vengono uccisi senza nessun, martirizzati senza nessun processo vero, hanno paura e quindi fondano tutto sul regime, scusate, fondano tutto sul terrore, prendendone alcuni ad esempio, dicendo ecco, se voi vi ribellate succede questo. E allora le persone, avendo il terrore, avendo paura di perdere la vita, stanno ferme, stanno zitte, si nascondono, scappano, fuggono e così il regime può andare avanti a essere regime, la dittatura può andare avanti a essere dittatura, perché chiaramente se chi si ribella o chi si oppone succede questo, capite? C'è anche un bellissimo film, La Rosa Bianca, sentitela così, lo trovate su YouTube o su internet. La Rosa Bianca, vi consiglio di vederlo, questo film molto molto forte, molto toccante, ma molto bello, che tratta proprio di questi giovani che si ribellano al nazismo e che poi verranno catturati e lì vedrete questo sorta di processo super sommario che cosa produce. Ma siamo sempre dentro lo stesso discorso, regime, dittatura, paura, processo sommario, non processo. Quando ci troviamo di fronte a un processo sommario o a un non processo, noi sappiamo che chi sta dall'altra parte, chiunque esso sia, a qualunque colore appartenga, a qualunque nazione appartenga, a qualunque realtà appartenga, è uno stato di regime, è uno stato di dittatura. Punto. Perché in uno stato civile, in uno stato
rispettoso dell'umanità e della giustizia, uno stato giusto, anche qualora io sorprendessi qualcuno in flagranza di reato, con le mani nella marmellata, devo fare un processo e devo dare alla persona la possibilità di difendersi, di dire perché l'ha fatto, cosa ha fatto, perché l'ha fatto, quali sono le ragioni. E chi lo accusa deve portare le prove. Non si possono accusare le persone per sentito dire. A me sembra, io credo, io deduco. No, le prove. Altrimenti siamo in uno stato di regime. Quali sono le prove? Prendete Padre Pio, accusato di isteria. Falso. Falso. Falso perché Padre Pio infatti rispose a questa accusa dicendo, perché lo dicevano, per isteria ti sei fatto con la testa, col tuo pensiero, le stigmate, e lui rispose, sì, prova tu con la tua testa a pensare che sei un bue, vediamo se ti spuntano le corna. Vedete? Falso. Padre Pio accusato di rapporti impuri con le donne, le prove? Non c'erano, non c'erano. Falso. Calunnie belle e buone. E via di seguito. Quindi, in uno stato di diritto, uno viene accusato, benissimo, si portano le prove dell'accusa, perché fino a prova contraria è innocente, l'accusa ha l'onere della prova, non la difesa, io non è che devo difendermi portando la prova, di... no, tu che mi accusi hai l'onere della prova, quindi tu devi portare la prova che mi... ciò di cui mi stai accusando è vero, ok? Poi, dopo che l'accusa ha portato la prova, allora l'imputato ha la possibilità di difendersi e di dire il perché, il per come, il per quando, tutte le attenuanti, tutte le sue cose. Il giudice ascolta l'accusa e ascolta la difesa. Poi emetterà un giudizio, dopo. Capito? Se no siamo in una dittatura. E quando siamo in una dittatura, quando siamo in stato di regime... puzza la situazione, perché vuol dire che, capite, questo lo prendono fervente cattolico, lo restano gettato in prigione, certo, perché Calles aveva il terrore, la Callas è un'altra persona, Calles aveva il terrore dei cattolici ferventi, perché erano quelli che poi avrebbero fatto frantumare il suo potere, il suo regno, il suo dominio, la sua dittatura, quindi... Siamo nel tempo di Cristeros, eh? Quindi fu condannato a morte. Con l'aiuto di una guardia riuscì a far giungere un messaggio alla sposa e al figlioletto. Dice, procura, pensate il papà, no? Pensate il papà, prima di morire, che cosa scrive il papà e il marito, che cosa scrive la sposa e il figlio. Procura che Carlo faccia la comunione e prega che qualcuno la porti anche a me. Sono nelle mani di Dio, non preoccupatevi di me. Cosa sono? Sono una, due, tre frasi che scritte saranno una riga e mezza. Cioè questo sta per morire, è condannato a morte, sta per morire, si preoccupa della comunione del figlio, della sua comunione, afferma la sua fede nella provvidenza di Dio e dice non preoccupatevi. Vedete? Questi sono i cristiani fervorosi, i cristiani cattolici ferventi. I papà, poi dei martiri dell'Eucaristia. Mi fermo qui. Non abbiamo letto moltissimo, però tutte queste precisazioni andavano fatte. E quindi impariamo anche noi, come queste bellissime persone, questi Cristeros, un'altra storia molto bella, anche questo, e quindi qui il film Cristiada ve lo consiglio assolutamente da vedere, perché è veramente un film molto molto bello e io vi consiglio di farlo vedere anche alle persone a voi care e anche ai vostri figli, perché insomma, come dire, vale la pena, no?
Poi magari qualcuno dice, sì, però è un film troppo duro, troppo forte, troppo impegnativo, come la stessa cosa viene detta The Passion, no? Ecco, io invece vi consiglio assolutamente di farlo vedere, perché forse io vi consiglio invece di farlo vedere, perché da qui si può avere quegli elementi necessari per fare anche dei propositi di vita solenni. Ho trovato il film che vi dicevo prima. Il film che vi dicevo prima è Un Dio Proibito e parla proprio dei martiri di Barbastro. Ecco, Un Dio Sproibido, il titolo in spagnolo, poi in realtà in italiano Un Dio Proibito. È veramente molto molto bello. Io l'ho visto, vi consiglio proprio di vederlo. E, ecco, vedete, agosto 1936, inizio della guerra civile spagnola, 51 persone, in maggioranza seminaristi e sacerdoti appartenenti alla comunità clarettiana di Barbastro, Huesca, subiscono il martirio e muoiono per la loro fede. Veramente un bellissimo film, uscito nel 2013. Guardatelo, guardatelo con i vostri bambini, guardatelo con i vostri ragazzi, perché questi sono i film che fanno veramente bene. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius e Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Amen. Salutato Gesù Cristo, sempre salutato.